Mi hanno prestato questo per un giorno. Che cos'è? Praticamente è un modulo della Yamaha con dei trigger, dei microfoni. Adesso vi spiego tutto bene perché sembra veramente una figata. Ho solamente un giorno perché me l'hanno prestato e quindi voglio testarlo al meglio. Voglio cercare di spiegarvi tutto quello che può fare. All'interno troviamo questi due cosini qua. Questo è il trigger, microfono e tutto. E questa è la centralina. Praticamente grazie a questi due la Yamaha dice: togli pure tutti i microfoni, attacca questo alla cassa e vedrai che ti microfonerà tutta la batteria. Sembra una cosa impossibile, ma se lo fa veramente è una figata. In più ha un sacco di tipi di effetti, di suoni, cose. Quindi vabbè, le spiegazioni e tutte queste cose ve le dico dopo, perché voglio assolutamente provarla. Quindi per prima cosa tolgo tutti i microfoni dalla batteria, gli attacco questo e andiamo a provarla. Ok, l'abbiamo sentita, abbiamo capito che è una figata e ha veramente un sacco di potenzialità questa Yamaha, come si chiama tra l'altro? EAD10. Adesso però calmiamoci un secondo, vi spiego che cosa può fare, che cos'ha, come funziona. Vi spiego tutti questi pulsantini, cosa vogliono dire, queste cose dietro, cosa vogliono dire. E poi vi spiego anche come montarla, come settarla e tutto. Per prima cosa, come funziona? Allora, praticamente questa è una centralina suoni, come le centraline dei trigger. Praticamente è la stessa cosa. E grazie a questa possiamo andare a gestire tutti quanti i suoni. Ma quali suoni? Quelli prodotti da questo qua è un ibrido, praticamente è un microfono che ha anche un trigger all'interno. Andiamo a collegarlo al nostro cerchio della cassa e praticamente lui avrà un trigger all'interno per quanto riguarda la nostra cassa, e qui c'è un microfono o più microfoni, non so, forse sono due, che riprendono tutta quanta la batteria. Dopo vi faccio vedere bene come posizionarlo. Per il resto passiamo alla centralina e vi faccio vedere tutto quello che può fare questa centralina. Partiamo da dietro, andiamo anche un po' giù così almeno di faccio vedere cose. Ah no, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Mi sono dimenticato di dirvi che cosa c'è in dotazione, perché è molto importante. Oltre a trigger, microfono e centralina, abbiamo anche un cavo di questi qua, che dopo vi faccio vedere come andare a collegarli. Ma praticamente con questi due cavi qua noi possiamo già microfonare tutta la nostra batteria. Sembra pazzesco, ma questi andremo ad attaccarli alla centralina e questi andremo ad attaccarli al nostro microfono trigger. Oltre a questo, ovviamente alimentazione. Poi questo affare qui è praticamente una cosa che serve da attaccare alla nostra centralina, in modo poi da poter agganciare la centralina stessa a una qualsiasi asta. La nostra centralina, allora, qui praticamente come potete vedere abbiamo due ingressi A e B. Questi due ingressi qua sono i due ingressi che andiamo a collegare, come vi dicevo prima, al nostro microfono trigger. Quindi A e B li andremo a collegare al microfono, che come potete vedere c'è scritto A e B, perché andremo a collegarli in questi ingressi qua. Gli altri ingressi che abbiamo sono, come potete vedere qui c'è scritto kick, perché ovviamente questo è quello che andiamo a collegare al trigger della cassa, ma di qua c'è scritto snare, perché in realtà noi abbiamo la possibilità di comprare a parte anche dei trigger in più. E questo significa che se compriamo questo trigger apposta in più, oltre ad avere il trigger della cassa e il microfono che ci prende tutta la batteria, potremo anche decidere un suono di rullante che vogliamo. Possiamo fare veramente un sacco di cose. In realtà questo che ho io oggi da vedere è il pacchetto base, poi gli possiamo andare a implementare tutto quello che vogliamo. Poi qui sotto abbiamo un ingresso aux in per ad esempio metterci la musica, per studiare, per fare quello che vogliamo. Qui abbiamo i due output, l'alimentazione. Qui abbiamo il foot switch, che significa che praticamente noi grazie a un pedale possiamo andare a cambiare la scena, possiamo andare a cambiare il suono, cambiare quello che vogliamo. E qui ragazzi abbiamo una figata pazzesca, soprattutto questa cosa qua, perché noi abbiamo la possibilità di registrare tutto quello che questa Yamaha, questa centralina, questi microfoni e trigger prendono tramite USB. Quindi possiamo tranquillamente registrarci e registrare tutto quello che stiamo facendo solamente attaccando una pennetta USB. L'attacchiamo, gli diciamo REC e lei registra tutto. In realtà ha anche una memoria interna, che però non è molto grande, ma attaccandogli questa USB qua siamo a posto, possiamo registrare tutto quello che vogliamo. Quindi questo vince completamente, perché non abbiamo bisogno di schede audio, non abbiamo bisogno di niente. Passando di qua invece, noi che cosa abbiamo? Qui abbiamo la ghiera per andare a cambiare la nostra scena, poi dopo vi farò vedere da accesa come funziona, anche se l'avete già vista prima.
qui abbiamo i due volumi del master, cioè del microfono, diciamo, del microfono e del trigger, e anche dell'audio click. Perché? Perché qui in realtà abbiamo la possibilità di andare a mettere un click, un metronomo, e poi audio significa il volume dell'auxin che vi ho fatto vedere prima qua. Se noi gli colleghiamo ad esempio un cellulare, poi possiamo andare a decidere il volume direttamente di qui. Sotto invece abbiamo tutti dei settaggi per quanto riguarda il nostro microfono e il nostro trigger. Facciamo così, ve l'accendo così si vede meglio. Eccola qui accesa. Qui abbiamo il riverbero, quindi possiamo decidere la quantità di riverbero da mettere al nostro microfono e trigger insieme a tutta la batteria. E grazie a questi LED che ci sono in tutte le manopoline possiamo capire la quantità di riverbero, la quantità di cose che gli stiamo inserendo, diciamo, al nostro microfono, al nostro trigger. Qui abbiamo l'effetto, perché come vi farò vedere tra poco abbiamo tantissimi effetti, delay, flanger, abbiamo un sacco di cose che possiamo mettere alla nostra batteria mentre suoniamo. E qui la quantità di trigger, possiamo dirgli usa il trigger al massimo, cioè la nostra cassa verrà triggerata al massimo, useremo il suono di cassa triggerato, oppure usa il suono di cassa normale andando a spegnere praticamente il trigger, oppure usa solo un pochettino di trigger, un po' di cassa, miscela i due suoni insieme. Qui invece ci sono tutta un'altra serie di settaggi che vi farò vedere dopo sulla batteria, perché praticamente noi grazie a quelli possiamo andare a decidere ad esempio come vogliamo il nostro trigger, andare a settare il nostro trigger, se renderlo più sensibile, quanto farlo suonare forte, ma possiamo anche andare a decidere gli effetti, possiamo farci dei banchi di effetti nuovi, possiamo fare veramente tantissime cose. Quindi andiamo alla batteria e vi faccio vedere le cose che può fare e quanti effetti ha. Ovviamente io la sto provando ora, quindi magari non vi dirò tutto, questa è un'infarinatura, diciamo, di questa EAD 10. Poi ovviamente se Yamaha vuole mandarmene uno da provare, da recensire meglio, da tenere un mesetto, io accetto. Collegare il trigger centralina è veramente molto semplice, basta collegare il trigger sopra la cassa, cioè andarla ad avvitare sul cerchio. Grazie a questo possiamo posizionare la nostra centralina sopra qualsiasi asta, ad esempio questa è un'asta che io uso per un leggio, ma in questo caso posso usarla tranquillamente per la mia centralina. Andiamo ad alimentarla tramite l'apposito cavo, colleghiamo questi due cavi dove c'è scritto A e B e andiamo a posizionarli nelle entrate A e B, che sono in realtà queste due, anche se una non si vede, sono queste due A e B. Li colleghiamo in questo modo, rimettiamo l'alimentazione. L'altra estremità dei cavi AB andiamo a posizionarle in questo modo sul trigger della cassa, andiamo a posizionarle e basta, siamo a posto, possiamo partire a suonare. Quindi adesso andiamo a prendere un qualsiasi kit, anche il primo che c'è, che vi ho fatto già sentire prima in realtà, e andiamo a modificarlo. Quindi le possibilità sono tantissime. Per prima cosa abbiamo la questione riverbero, che noi possiamo cambiare istantaneamente tramite la ghiera che vi ho fatto vedere prima. Se io pian pianino suono ad esempio il rullante e aumento il riverbero, sentite cosa succede? Poi questione effetti, dalla ghiera io posso decidere anche quanto effetto dare, se darne di più o di meno, ad esempio io adesso ho un compressore come effetto, ma posso anche decidere il tipo di effetto da dare cliccando sul pulsante effetto che è questo qui in mezzo. Ah ecco, tra l'altro ho varie possibilità di riverbero artificiale, diciamo, e infatti se io schiaccio sul pulsantino posso avere molte tipologie di stanze, di studi, di tante cose diverse. Stessa cosa con gli effetti, se io vado a cliccare sul pulsante effetto ho un sacco di possibilità, tra cui compressori, distorsioni, distorsioni più delay, filtri dinamici, flanger, ci sono tantissime cose. Quindi adesso vi cambio un po' l'effetto e vi faccio vedere quante tipologie di effetto abbiamo. Oltre a questo abbiamo ancora un terzo pulsante che ci permette di modificare il suono del nostro trigger. Quindi la parte triggerata della batteria è la cassa. Se poi vogliamo ovviamente usare un trigger anche per il rullante, avremo allora due possibilità di trigger. Quindi qui ci sono un sacco di possibilità, un sacco di suoni, un sacco di effetti da poter mettere alla nostra batteria. La figata è che non è che dobbiamo andare a mettere un effetto per ogni pezzo della batteria. L'effetto che diamo lo dà già tutta la batteria. E poi più che altro adesso vi ho fatto sentire i suoni solo da un kit, ma abbiamo 50 kit possibili.
quelli e poi possiamo crearci i nostri. Quindi secondo me il fatto di crearci i nostri, il fatto di crearci un nostro suono, un nostro effetto, può rendere il suono della nostra batteria veramente molto 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 personale. Allora, devo dire che questo modulo Yamaha mi ha abbastanza stupito, non mi aspettavo una roba del genere. Perché? Perché la pensavo una cosa impossibile da realizzare, un solo microfono e un solo trigger per riuscire a microfonare tutta la batteria, e invece è possibile. Poi ovviamente io l'ho sfruttata credo al 10% delle sue possibilità, perché tante cose ancora non le sapevo. Però spero di avervi fatto capire meglio come funziona questo modulo Yamaha, e soprattutto una considerazione importante è questa: il costo. Devo dire che in effetti è molto competitivo, perché ovviamente è una cosa che non possiamo usare se andiamo a suonare nello stadio gigantesco, però comunque se noi suoniamo nel localino ad esempio, secondo me potrebbe funzionare molto molto bene, perché anziché doverci microfonare tutta la batteria, comprarci tutti i microfoni, comprare magari un mixer, una scheda audio, tutte le aste, tutti i cavi, cioè la spesa è veramente importante. Con questo ci portiamo i due cavi che ci sono in dotazione con le AD10, colleghiamo il microfono alla cassa, attacchiamo la centralina e siamo a posto. Quindi secondo me è una figata. L'unica cosa che non so, se qualcuno ce l'ha me lo scriva qui sotto nei commenti, è la questione altri strumenti. Nel senso, se io suono con questa AD10 attaccata alla mia cassa, ma a un metro di distanza ho l'amplificatore del mio chitarrista, che cosa succede? Va a mettermi anche gli effetti alla chitarra? Come funziona? Io so che c'è la possibilità di dire al microfono, al trigger, di impostare la sensibilità di microfono e trigger, però questo purtroppo non ho potuto provarlo oggi perché non avevo né un chitarrista né niente. Quindi questo è l'unico dubbio. Chiederò in giro, magari chiedo a Yamaha, e se mi rispondono, se mi dicono cose, vi faccio sapere. Basta, direi che il video è già durato abbastanza. Spero di avervi chiarito un po' le idee su questo prodotto. Spero di potervene parlare ancora, perché mi piacerebbe approfondire un po' di cose. Quindi io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati, ad andare sui miei social, Instagram e Facebook, vabbè, tanto lo sapete. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.